sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Terza sconfitta interna consecutiva per la Calcio Lecco 1912, che cede 2-0 all'Alessandria e concede Grigi la possibilità di portarsi momentaneamente in testa alla classifica del girone A di Serie C. Alessandria che vince 2-0 grazie alla doppietta di Chiarello. Mezz'ora di assoluto studio, poi questa prima occasione per la squadra ospite, palla al centro, però Saffarica spa buona guardia, veramente uno squillo molto debole per il portiere greco. Qualcosa di più in questo caso invece con Eusepi, che dal centro dell'area sporca il pallone con la suola. Saffarica spa buona guardia dal primo palo verso il centro della porta. Al 44esimo non ha così tanta fortuna, Righini sponda per Chiarello, si butta verso il portiere greco dei Blucelesti. Carissoni non fa buona guardia in questo caso e Chiarello trova la via del gol per l'Alessandria, che quindi alla fine del primo tempo si porta in vantaggio senza aver fatto poi moltissimo al Riga Monticeppi. Secondo tempo, minuto numero 52, segato al centro, colpo di testa di Lisai, colpisce con la mano un giocatore dell'Alessandria, si lamentano i blucelesti, l'arbitro fa segno di continuare. Questo è assolutamente un episodio dubbio. Minuto numero 68, palla al centro, Eusepi di testa, Saffarikas, buona guardia la sua sul primo palo, era comunque in fuorigioco Eusepi. Ancora il 9 dell'Alessandria protagonista, controllo macchinoso, la pressione di Scaccabarozzi, la palla al centro, Bastrini, ottima guardia sul primo palo e spazza la palla. Cosenza di testa, buon tiro per il giocatore dell'Alessandria, fa buona guardia Saffarikas al centro, Pedrocchi, ancora un episodio molto dubbio, Eusepi sviene al suolo toccandosi il volto. Anche qua però il tocco di gomito sembra essere evidente, sarebbe stato un calcio di rigore per i blucelesti a 20 dalla fine. Ci prova ancora la squadra di mister Gaburro in tribuna per questa occasione. Capogna dal limite col mancino, Valentini fa buona guardia sul primo palo. Ci prova poi l'Alessandria, il tiro alto invece in questo caso da parte del numero 6 Gilli. Ancora Grigi in avanti, Eusepi col destro, Vignati fa buona guardia, Chiarello alle stelle. Minuto numero 82, porta palla Giudici al centro, Cosenza quasi beffa Valentini che non riesce a intercettare, la migliore occasione del minuto numero 88, fal di testa sul calcio d'angolo di Pastore, para Valentini, poi palla che finisce in fallo di fondo. Minuto numero 90 è quello che permette all'Alessandria di andare sul 2-0, sfonda sulla sinistra, Sciacca al centro, Chiarello, tiro dal basso verso l'alto, Saffarikas nulla può sulla stoccata del 4 dell'Alessandria, che va a esultare sotto il nutrito spicchio di tifosi ospiti arrivati al Riga Monticeppi. Qui la riproposizione della conclusione di Chiarello. Alessandria che quindi, grazie alla doppietta del suo numero 4, va a vincere alla Riga Monticeppi, si porta, come detto, momentaneamente in vetta alla classifica del girone A. Blucelesti che fra 7 giorni dovranno ripetere quanto fatto a Crema sul campo dello Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria.